Oggi noi affronteremo lo studio di una parola soltanto. Quindi dedicheremo tutta la mattinata ad un vocabolo. Non preoccupatevi perché quando ho fatto la libera docenza su una parola sono venute fuori 620 pagine su una parola. Quindi noi dedichiamo solo una mattinata. Non dobbiamo prendere così spavento. Questa parola è la parola parresia. Parresia, linea 25. Anche per chi non sa greco non dovrebbe essere difficile decifrare la parola. Qualche difficoltà ci sarebbe per la R, perché sembrano due E. La prima letterina è il pi greco e tutti lo conosciamo. La seconda è la marca delle sigarette, l'alfa. Terza e quarta sono due segni uguali, quella è la R, il rho greco. Poi quello che sembra una N è una E lunga. Quella specie di O rovesciata è una S e poi si va via lisci, la I e la A. Parresia. È una parola che viene adoperata, come notate, poche volte negli Atti degli Apostoli, però, come vedremo insieme, è una parola fondamentale. Che cosa significa questa parresia? Sarebbe quella franchezza e quella consapevole libertà nell'esprimere ciò che si pensa. Bisogna però fare anche alcune specificazioni. La parresia non esprime mai opinioni. Esprime esperienze. E quindi esprime sicurezze. Non si può avere la parresia quando si dice secondo me. E secondo me è un'opinione rispettabilissima, ma opinione è e opinione resta. La parresia nasce quando c'è da dire è successo questo. Mi è caduto un mattone sul piede ed è inutile negarlo. Piede è diventato ciccione, sono andato al pronto soccorso. Sono fatti. La parresia si esercita nei fatti, non nelle opinioni. Vedremo anche un altro dato. La parresia si adopera generalmente con chi è superiore a noi socialmente o con un gran numero di persone, con la massa. Nel rapporto interpersonale la parresia è scontata, cioè non è stupido parlare di questa franchezza e libertà nei rapporti interpersonali, perché la franchezza e la libertà, naturalmente seria, nei rapporti interpersonali, non è altro che uno dei fondamenti perché il rapporto interpersonale possa esistere. Dunque noi siamo già orientati. Quest'oggi ci accorgeremo che questo tipo di parola, che indica questa capacità seria, diciamo fra virgolette documentata, di dire in maniera chiara e franca il nostro pensiero, sia di fronte alle autorità, sia di fronte alla comunità, è una virtù che non sempre abbiamo. O non ce l'abbiamo alla fonte o non ce l'abbiamo alla fine. Cioè, molto spesso noi esprimiamo quello che pensiamo, ma non siamo documentati. Siamo figli di opinioni, di pregiudizi, di luoghi comuni.
Siamo franchi, siamo anche sinceri, ma ci manca la base. Oppure può succedere il rovescio. Abbiamo la base, siamo sicuri, ma abbiamo una paura folle di dire quello che pensiamo. O perché, e questo è l'errore che facciamo di solito, sopravvalutiamo chi ci sta accanto o chi ci sta di fronte. Guardate che è un errore. L'abbé Pierre diceva: l'altro è sempre più grande di te fin quando tu ti ostini a stare in ginocchio davanti a lui. Se ti metti in piedi, sei grande come lui. E allora perché aver paura? Ci sono anche situazioni in cui noi non riusciamo ad esprimere bene la nostra opinione perché abbiamo paura delle ritorsioni. Sappiamo che il mondo è cattivo e sappiamo che chi ha il potere in mano prima o poi si vendica. Chiaro? Questo ci frena. Qualche altra volta abbiamo paura del giudizio. Gli altri ci danno degli stupidi. Dunque ci sono almeno tre motivazioni, anche serie se volete, che ci impediscono di esprimere la nostra parresia a valle. Quindi noi abbiamo questa franchezza e questa libertà che a monte può essere inficiata dalla nostra superficialità. Diciamo opinioni come fossero verità. No, le opinioni sono opinioni. I fatti sono fatti. I fatti possono essere interpretati, ma se c'è il fatto, c'è un dato. E sul dato io devo essere libero. Ci possono essere errori a valle. Pensiamo che l'altro valga più di noi, il che è falso. L'altro avrà qualche nozione più di noi, ma non vale più di noi. Possiamo aver timore delle ritorsioni, per noi e per i nostri familiari. Allora qui bisogna esercitare il concetto di prudenza, ma non il concetto di silenzio. E terzo, abbiamo paura del giudizio degli altri. E qui bisogna lavorare sulla superbia. Quali sono i contenuti che sono oggetto di questa parresia? Perché abbiamo parlato, diciamo così, dello schema con cui la parresia si esprime. Fonte, comunicazione, varie paure. Quest'oggi noi daremo un'occhiata ad alcuni testi. Il primo testo ve l'ho fatto in maniera chiara, il secondo in maniera meno chiara per vedere se voi elaborate qualcosa, e il terzo testo in maniera totalmente non chiara, in modo che lo esaminiamo insieme. Un po' dico io, un po' dite voi. E la cattiveria di uno che dice: insomma, devo sempre parlare solo io? Mi sono spiegato? È dunque un gesto di cattiveria questo qui. Come esamineremo questi testi? Proprio per evitare che uno dica: ma io non sono competente, lei è competente, proprio per evitare questa stupidata, veniamo di stabilire uno schema interpretativo che sia di facilissima acquisizione, immediata acquisizione. Di fronte a un testo, noi ci chiediamo chi è il mittente, chi è il destinatario, qual è il contenuto. Capisco che la linea 30-31 può creare un po' di disagio. Il contesto storico-letterario del fatto narrato. Il contesto storico-letterario del testo narrante. Che accidenti vuol dire? È molto semplice. Vediamo se
riesco ad essere chiaro io. Dunque, Abramo vive verso il 1800 circa avanti Cristo. Ma il primo testo che ne parla, parlo di testo scritto, risale più o meno verso il 1000. Allora, il fatto narrato, cioè quello che noi leggiamo, è un fatto che è accaduto nel 1900 avanti Cristo. Ma il testo che lo narra è del 1000 e quindi è condizionato dalla cultura di quel momento. E quindi vengono messi in evidenza in Abramo, 1900, problematiche presenti nel 1000. Allora, quando si legge un testo biblico, bisogna sempre avere chiaro questo concetto, altrimenti si creano dei disguidi. Distinguere sempre fra cosa narrata e testo narrante. Vi faccio un piccolo esempio che voi penso conoscete già bene. Il cieco di Gerico, al capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, provate a prenderlo un momento. Giovanni, capitolo 9. Leggiamo solo la parte finale, dunque sappiamo che questo povero disgraziato viene guarito da Gesù, poi i responsabili degli ebrei lo mettono sotto torchio per sapere chi era colui che lo ha guarito, se era per davvero cieco fin dalla nascita, interrogano i genitori che si dimostrano essere senza spina dorsale, poi reinterrogano lui. Vediamo, partiamo dal versetto 30, andiamo verso la fine, così ci risparmiamo tutto il tempo. Rispose loro quell'uomo, cioè il cieco guarito. Proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi di un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Li replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegni a noi. E lo cacciarono fuori. Ci siamo? Cacciarono fuori da dove? Dalla sinagoga. Gesù seppe che lo avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? Gli rispose: chi è, Signore, perché io credo in lui? Gli disse: Gesù, lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Naturalmente, chi è ingenuo legge il testo e dice: orco, povero cieco. È stato guarito da una parte, ma la sua comunità di origine lo ha respinto, vero? Questo è il fatto narrato. Cosa dice il testo narrante? Cioè, perché l'Evangelista mette in evidenza questo fatto? Credo benissimo, nell'economia del miracolo questo fatto è secondario. Perché l'Evangelista ha voluto metterlo in evidenza? Linea della storia. Gesù muore e risorge nel 30 avanti Cristo. Nel 70 c'è la distruzione di Gerusalemme, che comporta la distruzione del Tempio, e cioè del centro del culto della religione ebraica. I rabbini devono tamponare questa situazione grave. Cosa fanno? A sud-ovest di Gerusalemme c'è una città chiamata Yamnia. Italianamente Yamnia, in greco Yamne,
uno vale l'altro. Qui c'era una grandissima scuola rabbinica che rattoppa la situazione e fa diventare la sinagoga il centro del culto ebraico. Ma qui avviene un'altra cosa tremenda. Gli ebreo cristiani, cioè gli ebrei convertiti al cristianesimo, non si sono mai sentiti fuori dall'ebraismo. Se tutto il mondo dell'Antico Testamento è in attesa del Messia, noi lo abbiamo trovato, più ebrei di così si muore. E quindi gli ebrei diventati cristiani si sono sempre sentiti ebrei, nella loro espressione, l'espressione più matura dell'ebraismo. Hanno cominciato ad adoperare quella Bibbia che veniva adoperata da una piccola parte degli ebrei, la Bibbia greca di 70, perché quella era molto più esplicita nella traduzione, era molto più esplicita lì in quei brani dove si parlava del Messia. E quei brani esplicitati dalla traduzione greca calzavano a pennello con la persona di Gesù. Questi rabbini di Amnia cosa hanno fatto? Prima cosa, hanno completamente tolto dal culto sinagogale il testo dei 70 e hanno invitato tre ebrei a fare un'altra traduzione greca, che era la traduzione di Aquila, quella di Simmaco e quella di Teodozione, di cui non si conoscerebbe niente se non fossero stati cristiani a conservarle. Ma la cosa grave è che hanno espulso gli ebreo cristiani dalla sinagoga. E questi si sono trovati per terra, perché hanno detto, ma come? Noi, che siamo ebrei, per nascita, per fede, crediamo al Messia e voi ci date un calcio sulle gengive? E la Chiesa ha dovuto affrontare, la Chiesa pagano-cristiana, perché siamo già verso il 90 circa dopo Cristo, e la Chiesa pagano-cristiana in quel periodo era molto abbondante rispetto alla piccola Chiesa ebraico-cristiana, questa Chiesa pagano-cristiana li ha accolti volentieri, siete nostri fratelli, ci mancherebbe, anzi, siete voi la radice della Chiesa, quindi a maggior ragione venite fuori, insomma, se vi hanno cacciato cosa state a farci dentro? Ma in questa Chiesa ebraico-cristiana rimane l'amarezza di essere stati cacciati fuori nonostante il dato. Questi ebrei cristiani sono sempre stati ricchi di parresia nel dire le cose. Nonostante questo, vengono cacciati fuori. Allora, il testo di Giovanni non narra solo quello che è successo prima del 30 avanti Cristo, cioè, scusate, del 30 dopo Cristo, cioè nella vita pubblica di Gesù, ma sta anche contemporaneamente sottolineando qualche cosa di quel periodo, perché in questo periodo, mentre il Vangelo viene scritto, sta succedendo qualche cosa di simile a quello che è successo al povero cieco. Dunque, noi abbiamo il fatto narrato e il testo narrante. Vi è chiaro? Altro esempio, semplicissimo. In questo caso, voi avete, in questo caso del cieco, due realtà sovrapposte. Il Nabucco di Verdi narra ciò che è successo nel VI secolo avanti Cristo, ma narra anche la tragedia degli italiani nell'Ottocento, nel 1800. Sono due realtà che si sovrappongono. Tu narri una, ma stai narrando anche l'altra. Altro è il fatto narrato, Nabucodonosor, VI secolo. Altro è il testo narrante, che prendendo come scusa il fatto narrato, ti mostra il presente. Vi è chiaro? Testo della creazione. Io penso che nessuno di voi sia così ingenuo da pensare che c'era un ebreo che prendeva nota di come il Padre Eterno creava il mondo. Vi rendete conto?
conto che è stupido questo concetto. In questo caso, cosa è successo? Il fatto narrato è secondario. È importante il testo narrante, perché ci dimostra qual era il problema della fede ebraica in Babilonia nel VI secolo. I vecchi sanno come stanno le cose. Io vedo qui due giovincelle che stanno guardando e dicono sto qua va fuori di testa. Noi riusciamo a datare i testi. E questo testo è di facilissima datazione perché adopera delle espressioni cronologiche estremamente interessanti. Fu sera e fu mattino primo giorno, fu sera e fu mattino secondo giorno. Questa è un'espressione che gli ebrei imparano nel VI secolo. Perché nella lingua ebraica, prima del VI secolo, per dire una giornata, la dicevano come noi, e fu mattino e fu sera. Perché gli ebrei dividevano il giorno, come lo dividiamo noi oggi, da mezzanotte a mezzanotte, secondo il criterio egiziano. Mondo fenicio, il mondo egiziano, lo suddividevano così. Il mondo mesopotamico, invece, poneva il giorno in maniera diversa. Da mezzogiorno a mezzogiorno. Quindi, per i fenici, per gli egiziani, il centro del giorno era la luce e quindi il lavoro. Per i nostri amici iracheni, il centro del giorno era il riposo. Allora, poiché noi abbiamo il dato della composizione di tutto il Pentateuco con Esdra, quindi all'inizio del V secolo, si dice con chiarezza questo testo non può essere stato scritto prima dell'invasione di Nabucodonosor, non può essere stato scritto dopo Esdra. Quindi ti resta il VI secolo, cioè l'esilio in Babilonia. Perse. No, avete potuto seguire. Perfetto. Quel testo non ci dice come è nato l'universo. Se voi osservate, primo giorno Dio crea la luce e solo nel quarto giorno Dio crea le lampadine. Vi rendete conto che senza sole, luna e stelle voi la luce non ce l'avete? È un assurdo narrativo e l'autore sa di farlo. E quindi la sua intenzione non è spiegarci come è nato l'universo, ma la sua intenzione è servirsi del problema della nascita dell'universo per spiegare i problemi del VI secolo di questi ebrei in Palestina. Io lo dico sempre, lo dirò fin quando avrò fiato, invece di adoperare il tempo per fare queste lezioni, noi facessimo un bel corso di ebraico in modo da poter leggere, se non leggere, almeno seguire, perché per conoscere l'ebraico bisogna studiare più di 8 lezioni all'anno, ma potessimo seguire il testo originale ebraico e leggerlo, invece di fare questi schemini, avere solo la fotocopia del testo originale e mostrarvi come stanno le cose, noi lì scopriremo una cosa splendida, che dietro alla narrazione del testo ci sono i nomi delle divinità babilonesi. Per cui l'ebreo che legge ride e dice: i miei padroni pensano che il sole sia una divinità, ma che è il Padre Eterno che l'ha creato nel quarto giorno, è una creatura di Dio. L'abisso è una creatura di Dio. E quindi gli dèi che i miei padroni adorano non sono altro che realtà creaturali. E quindi io non devo prendere paura di queste divinità. Secondo dato. Ciò che è importante nella mia fede non è il santuario, la città santa. Sono stati distrutti.
Nella mia fede che cos'è importante? Che cos'è che resta? Che cos'è il centro? Dio disse. Guardate che viene ripetuta 6, 7, 10 volte. Dio disse in un brano narrativo. Tanto che ti stufa. Però tu cominci a capire che nella religione ebraica ciò che è essenziale è la parola. Non è il culto sacrificale. Non è questo o quel precetto. È l'ascolto. Ma queste sono tutte problematiche del VI secolo che emergono dal testo se tu sai fare nel testo la distinzione fra fatto narrato e testo narrante. Vi è chiara la distinzione della linea 30 a linea 31? E adesso proviamo. Vi faccio diventare esegeti anche se non volete. Andres adelfoi exon aipen meta parresias proximas peritu patriarchu David. Fratelli, mi sia lecito dirvi con parresia, questo dice il testo originale. In italiano si traduce con l'avverbio, francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, la sua tomba è ancora oggi fra noi. Questa è la frase. Ora, rispondiamo a quelle domande che ci siamo fatte alla linea 27-31. Io so che voi adesso mi sparerete tutti i pomodori che avete in tasca, però è giusto sapere che esistono due mittenti. Uno intradiegetico e l'altro extradiegetico. Niente dito sull'occhio. Diegesis in greco vuol dire racconto. Allora, dentro al racconto intradiegetico, il mittente, cioè chi sta parlando, è Pietro. I destinatari sono quella massa di fedeli ebrei, ma non tutti di razza ebraica, che erano presenti a Gerusalemme il giorno di Pentecoste. Questo dunque è il mittente intradiegetico e il destinatari intradiegetici. Chi è il mittente extra, cioè fuori dal racconto? In altre parole, chi è che sta scrivendo? Luca. E il destinatario chi è? Voi sapete che quando un biblista mette una domanda e la risposta sembra ovvia. Quindi quello che ha detto il nostro preside è giusto, ma non è completo. Quindi teniamo preziosa questa risposta, ma vediamo di completarla. Chi è questo Teofilo? Se ricordate, negli Atti degli Apostoli dice, caro Teofilo, nel mio primo libro, e quindi va bene. Noi dobbiamo mettere insieme l'introduzione degli Atti e l'introduzione del Vangelo per vedere chi è questo Teofilo. Chi si ricorda qualcosa? Uno alla volta. Credente in Dio. Un giudice. Giudice? No, dopo lui lo doveva giudicare. Allora, se noi facciamo una chiarezza, e la chiarezza è questa, testo greco, non traduzione italiana. Siamo sempre là. Il grosso problema è il testo originale.